Sono fondamentalmente tre le novità che ACE ha presentato alla sua conferenza stampa. La prima è un ultrabook, un nuovo ultrabook, si chiama Acer Aspire S5, è assolutamente sottilissimo, così sottile da non presentare apparentemente neanche delle porte di input-output. In realtà, grazie a un meccanismo motorizzato, le porte si palesano sulla parte posteriore alla pressione di un tasto. Ovviamente si vede proprio la parte posteriore che scende e che rientra. Se alla presa è attaccato qualche apparecchio, per esempio all'USB o all'HDMI, ovviamente il meccanismo motorizzato non si mette in funzione. Un'altra novità interessante, però soltanto accennata e presentata, non si sa ancora molto di più, è questo tablet, un'evoluzione dei nuovi tablet Acer, con un processore quad-core e addirittura con una risoluzione di 1920x1200, quindi più che Full HD. Completano le presentazioni due nuovi notebook della serie Timeline. Si tratta di notebook chiamati Ultra perché con tutto sommato delle caratteristiche molto simili agli ultrabook, pur non essendo tecnicamente degli ultrabook, e sono caratterizzati da un'autonomia di ben 8 ore alla massima potenza. Tutti questi apparecchi poi sono stati dimostrati nel corso della conferenza stampa. Vi omettiamo questa parte perché nei prossimi giorni avremo la possibilità di toccare con mano questi apparecchi e di fare dei video e delle dimostrazioni molto più specifiche, molto più da vicino.